Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, in punta eccoti, un po' in ritardo, però oggi monteremo l'accampamento. Adesso i ragazzi ci stanno prendendo gusto. Oh, c'è il prisma, piano piano che spaccate. Parcheggio, bollo. Va bene, va bene. Buongiorno, eh. Stai diventando dei marinai di fiori. Oh. Bene, qualche volta. Sì? Eccoci qua, che siamo arrivati all'accampamento. Già pronta per il pollo? Ancora no, ancora ce n'è. Ora c'è tutta la barca che è proprietà Ticino Volpile. Esatto, piccolo. Cacchio la carne! Guardano la barca! Come ci guardano la barca? Mica che pensano che qualcuno gliela fottuta? Mm. E qua è. Buono, guarda, però non si fa così, eh. Come no? Dove vedi? Me lo sono portato da Genova a casa. Come lo dice, muoio da ridere. No, pensavo che era abbandonato. Ho immaginato. Ci portano via la barca sti ragazzi. Ci lasciano qua. Stavo commentando, vi ha detto. Abbiamo tre di sereni appoggiati bene. Noi le recuperiamo e le mettiamo su, mettiamo una fotografia su Facebook. Senza reni, certo. Veniamo noi che c'è. Esatto. No, poi abbiamo messo anche la resina di attappare il buco. No, è la diga della Miorina che arriva questa cosa. Ecco. Due giorni fa ha chiuso ancora 40 metri. Continua a salire e scendere. Sì, ma perché quando vedono l'ago che sale, loro aprono, no? Invece l'ago cala, chiude. E prima che trovano il livello esatto... Fiorina, che lei... un po' robusto. No, no, adesso... Che c'è cavallo. Non lo so. Comunque ragazzi, vado a cucinare. Ah, già, c'è sì. Sul pollo. L'ho usata per il pollametro. Questo qua. Qua è pronto, io... Senti che buon profumo ragazzi. Va bene, buon appetito. Stiamo lavando il concentrato di 2 gabassi, 3 gabassi, 5. Vediamo cosa viene fuori questa canalina super piccolina per lavarci il concentrato. Per stabilire un po' quanto ce n'è in quel tratto che abbiamo scavato. Sembra che si stia avvicinando un po' di nuvole. Qui stiamo andando a vedere la Magnum con 100 righe. Troppa acqua. Qua sta tirando, tiene le trappole troppo pulite. No, ma queste qua è una diverse. Trappola differente. La vedo che è in piedi. Sì, questa qua sai cosa serve? Per le pepite. Io la uso per le pepite. Per quale motivo l'ho fatta per le pepite? Perché siccome c'è il gradino molto retto, l'acqua, la turbolenza porta via il materiale che non serve a un cacchio, ma se passa la pepita si tiene. A differenza di queste che insieme queste continuano a friggere, invece queste vengono lavate, però se passa la pepita qua non si ferma, qua si spettacolare questo tratto. Questo tipo qua B lavora proprio bene. Sì. Guarda, ma che riciclo che fa. E allora? Stiamo qui setacciando con il setaccione gigante perché la Magnum è troppo veloce e allora dobbiamo accelerare i tempi. Andiamo a vedere un po' su mille righe quanto oro c'è. E adesso metteremo un'altra canalina di scorta
metteremo tre canaline ugualmente, perché in caso si dovesse inceppare per via di qualche sasso che entra dentro la tramoggia, non perdiamo tempo ad aspettare che si svuota per togliere il sasso. Guardate che bella fagiolata, fagioli e tonno, fantastico. Un po' di maionese ci mancava solo. La maionese qua. No, più che la maionese. La maionese è poco wild, anche, a noi non ci piace. Anche, no, sì, aspetta, falla come, Willy. La fai tu? Mamma mia. Mamma mia. Lui l'ha fatta. 3 minuti, cosa ci vuole? Limone. Limone, aceto. Aceto, uovo, sale, olio. Tanto. Olio di girasole. Come se piovesse. Ma che buona che è diventata. Io ero contro la maionese. Ma a me è fatta così. Ottimo. Con un po' di tonno? Mm-hmm. La lattina è vuota. È un po' come la diga. Ormai te la sogni. Quindi arriverò a casa, bambini, dai che proviamo a parlare di calma. Devo mettere la cosa notturna. Gli ho detto, ma vanno, quando ho visto le luci, gli ho detto, non può essere le luci, ci vuole un'ora arrivare a casa. No, 130 all'ora, che per sono manetta, ho detto, fammi tornare lì. Hai chiesto permesso alla torre di controllo di Malpensa. Malpensa, io sto arrivando. Va bene. Ma no, però. Anche i fagioli? Sì. Però c'è da dire una cosa, che sono arrivato che c'era ancora un po' di luce, per questo ho tirato. Guarda adesso. Adesso non vedevamo un cazzo. No. Eravamo lì in mezzo. Quando eravate, siete arrivati qua sotto, eravate al limite. Che bello questo. Meglio ancora dell'elbo qua. Peccato che non si vede la posizione notturna. Ma va, qua siamo nel bosco, qua siamo qua nella valle. Ma c'è il coglione di ieri sera con la moto che qua. Ma non ho sentito una moto, esatto, col codo. No, sembrava una moto da strada. Allora, ci facciamo un caffè. Ci abbiamo sui peperone. Ancora. No, non si vede niente. Aspetta, guarda posto. Che ti illumino la situazione. Ah, eccolo lì, sì, con un po' di luce si vede. Adesso abbiamo i nostri peperoni, adesso abbiamo mangiato una decina di bruschette, adesso ci mangeremo un po' di peperoni. Ale, caffè l'abbiamo già bevuto. Notizie dall'interno. Vabbè ragazzi. Non fateci caso, qua siamo. Anche stasera abbiamo mangiato. Adesso abbiamo tolto le canaline dall'acqua. Però il fiume non dovrebbe alzarsi. Si sta alzando invece il vento. Alzando un po' il vento, magari che viene fuori qualche acquazzone, speriamo di no. Comunque qui è tutto pronto per domani, c'è già anche della sabbia già vagliata. Stiamo preparando per la notte. Yeah.